Una recente fotografia di Venezia ci racconta una città perennemente affollata da una marea di turisti. Canali solcati da enormi chiglie di navi da 90 tonnellate che sfiorano i 70 metri d'altezza. Motoscafi, instancabili generatori di un moto ondoso che non smette di insidiare la bellezza tramandata dai dogi. Una delicata emergenza che rischia di mettere in difficoltà il futuro prossimo della Serenissima. Per fortuna c'è anche chi resiste a questo incerto destino. Sono i nativi lagunari. Non tutti risultano iscritti all'anagrafe veneziana fin dai primi vagiti, ma ognuno di loro ha scelto con fermezza di impegnarsi per proteggere e diffondere la cultura galleggiante che ha dato i natali a Venezia. Come Franz, bibliotecario all'Università di Ca' Foscari e volontario dell'associazione culturale no profit Il Caicio. Abbiamo cominciato già qualche anno fa a consegnare a domicilio, con delle barche a remi, dei sandoli, delle verdure prodotte localmente, e ci siamo subito resi conto che questo era un metodo molto efficace per andare in giro per la città, che fondamentalmente è stata costruita per le barche a remi. Impedimenti particolari non ce ne sono. Ne prendiamo una ventina intanto. Non si direbbe, ma Venezia è uno dei più estesi comuni agricoli italiani. Federico e Chiara, parallelamente ai loro studi universitari, hanno scelto il fertile entroterra di Noale per impiantare la loro piccola azienda agricola Donna Gnora, dove coltivano ortaggi rigorosamente biologici a chilometro zero. Per avere un prodotto di alta qualità devi partire da anche una ricerca che va proprio all'inizio, quindi il seme, la pianta, coltivarlo, capire i cicli, capire le stagioni, capire il clima, e quindi per me era importante questa cosa qua, anche perché poi mi piaceva molto. Raccogliamo la verdura in genere il martedì, poi prepariamo le cassette come ci sono state richieste. Prendi queste due che sono per la libreria. Abbiamo iniziato a fare la distribuzione delle verdure a domicilio. Il mercoledì in particolare facciamo la consegna a Venezia. Questa potrebbe essere... Ok, questa è Azor. Sì, sì. Venezia è una città che deve essere vissuta e girata lentamente. Consegniamo a remi perché l'idea è quella di mantenere dei ritmi che sono più naturali. Io mi chiamo Saul Hoffman e sono venuto a Venezia per fare la magistrale di lingua a Ca' Foscari. Oi! Stagando! Ho scoperto che la verdura che compravo era consegnata con le barche del Caicio e che erano dei soci a vogarle. A un certo punto è successo che ci fosse bisogno di una persona in più e sono stato ben felice di avere una scusa per stare ogni settimana un giorno intero in barca, di fatto a fare pratica, soprattutto nei primi tempi che era un po' più difficile. In un qualche modo questo mi ha permesso di conoscere meglio la città da come dovrebbe essere conosciuta, probabilmente dall'acqua. A me questo è piaciuto moltissimo, tant'è che nel Caicio ormai ci sto dentro fino al collo. Ci siamo divertiti a salvare tante barchette, come questa che sto vogando, a sottrarle da un destino infelice e a imparare a mantenerle e anche a ricostruirle. La prima intuizione del Caicio l'ha avuta il maestro d'ascia Nicolo Zen, che sul finire degli anni 90 ha cominciato a recuperare barche tradizionali veneziane di legno in via d'estinzione. In un mondo che stava cambiando così rapidamente e che stava svanendo così rapidamente, ho sentito la necessità urgente di coinvolgere altre persone e continuare a prendere questa attività di raccolta, ed è per questo che è nata un po' l'associazione. Beh, la flotta dell'associazione si compone di parecchie barche, ormai ci sono dei barconi che hanno dato origine all'associazione stessa, poi ci sono vari sandoli, tra cui quello su cui stiamo andando, che si chiama Izzy, ogni barca ha un suo nome, c'è un altro sandolo che si chiama Celestina, c'è un altro sandolo che si chiama La Ruvida, tutti questi sandoli sono stati donati da dei soci. E in più ci sono le barche dei soci che spesso si condividono e che noi chiamiamo barche socievoli.
dovremmo chiamarlo forse patrimonio lagunare invece che marinaro, ma a me piace chiamarlo proprio galleggiante, di tutto ciò che galleggia. È la gioia di stare sospesi fra due mezzi, uno liquido e uno aereo, su un piccolo pezzo di legno scavato e ricavato dagli alberi che magari sono cresciuti vicino a noi. Ecco, il fascino di queste cose l'hanno sentito per prima i foresti, noi li chiamiamo foresti, no? Quelli che vengono fuori da Venezia. Metà di noi è veneziana, l'altra metà viene da fuori. Io stesso sono di Pavia, ci sono persone toscane, romane, da tutte le parti. Tutti che hanno imparato a vogare, o anche veneziani che non sapevano vogare, che hanno imparato a vogare solamente adesso, dopo anni che vivevano qui. Perché hanno sempre avuto la barca a motore e non gli era mai interessato. Bon, ci vediamo dopo. Ciao, dopo. Ciao, grazie. Venezia è nata a remi ed è fatta male per accogliere i motori. Non li riesce a sopportare, non riesce a sostenerli. Quindi il traffico a motore porta tantissimo danno alla città. Cioè, se un'automobile andasse così, ci andremmo in giro? E quindi tornare a remi è indispensabile, non è che sia un capriccio, non è che sia una moda, è indispensabile. È l'unico modo di tutelare la città. Aie! Però andare in canale ti mette subito un po' in una dimensione un pochettino più aperta ed è come un po' se fosse lo spazio pubblico della città. Cioè, quel silenzio ti piombe addosso. Vedete come si muove la corrente contro di noi? Sta salendo. Molto molto rilassante, anche questo è un aspetto interessante, credo, no? Ci vuole un giorno intero per consegnare le verdure porta a porta attraversando il centro di Venezia in barca a remi. Ma è un tempo speso bene, in rispetto dell'ambiente. Oh, buongiorno, eccoci qua. Avevo una cassetta media, giusto? Dunque, abbiamo un po' di mele e pere. Qua ci sono un po' di patate, sono quelle rosse. Un po' di melanzane, un po' di peperoni. Il cappuccio. Va bene, la ringrazio signora. Alla prossima. Arrivederci. Perfetto, ciapa. Metti nella cassetta. Ecco, questa è buona perché prova a assaggiarla. Senti che dolce. Ecco, questa non ha muffe e quindi si può lasciare. Quando il professor Flavio Franceschet, anima e cuore dell'associazione Laguna nel bicchiere, si è reso conto che i veneziani rischiavano di perdere la memoria dei loro antichi vigneti, ha deciso di dedicarsi, insieme ad altri cittadini attivi, alla riscoperta e al riutilizzo dell'uva della sua città e delle isole. Ehi! La porto io e Marco. No, io! No, io. Prima l'hai portata te, adesso tocca a me. No, adesso tocca anche a me. No, non l'hai portata. Oggi si vendemmia tra i filari di Merlot, Sauvignon e Lambrusco, nella casa di riposo dell'isola della Giudecca. È veramente buona, buona. Poi non ha nessun trattamento chimico. Contadini per un giorno sono i bambini della quinta elementare della scuola Giacinto Gallina di Venezia, con le loro pazienti maestre Giorgia e Monica. Non prima possiamo... la merenda e poi la pigiatura. Lorenzo, vieni là. Questa è tutta buona, quindi tirate giù, pulite il grappolo. Io voglio tagliarti le dita. No, non li taglio. Che altro? Anch'io voglio tagliare. Occhio, occhio. Quanto vino si farebbe con questo? Cioè, con un chilo e mezzo fai un litro di vino, più o meno. L'abbiamo fatta tutte noi. Okay.
Una mattinata di vendemmia scolastica ha fruttato ben 9 cassette di uva matura che Michele trasporta, prima che piova, fino all'isola di San Michele. Dopo anni di inattività, l'antico giardino dei semplici dei monaci novizi camaldolesi torna a rivivere con la festosa pigiatura alla vecchia maniera dei giovani vignaioli. Schiacciate, schiacciate, schiacciate. Dappertutto, dappertutto. La vinificazione si svolge nella storica cantina del Cinquecento. Il mosto scivola fluido nel tino, dove comincia la fermentazione prima di diventare sano vino biologico. Mentre l'uva della Giudecca prosegue la sua maturazione lagunare, torniamo nel cuore pulsante di Venezia, a Cannaregio, dove Francesco si prende cura di un vecchio remo da rinnovare. Piero Dri, detto il forcolaio matto, una laurea in astrofisica, ha deciso di cambiare orizzonte. Ora fa il remer, mestiere artigianale da almeno 700 anni. Piero costruisce e rigenera forcole e remi, attrezzi primari per la voga alla veneta. Mi permesso quando viene a Capone. Ti porto come ti vuoi. Oh, chi sei? Ciao Piero. Buongiorno. Andiamo a sistemare. Perfetto. Vediamo. Qua è un po' rotto. Ecco, magari qua lo aggiustiamo un attimo, qui ci sono queste due crepe. Sì, come flessibilità. Eh sì, qua. Un po' di colla, giusto perché... Avremo un po' vissuto, ma come sai, recuperiamo barche, recuperiamo remi. Dopo vai a fare la regata storica. Ah, ci basta girare per i canali. Grazie buona mille. Così. Ciao, ciao Piero. Buona giornata. Ciao, buona Rico. Ciao, ciao, ciao. Prendere in carico una barca strappata alla demolizione significa garantire nel tempo il suo galleggiamento. Quindi l'acqua deve stare rigorosamente fuori. A Venezia questa pratica si chiama seccaggio. Lo scafo va ridipinto ogni qualvolta il legno mostri segnali di vecchiaia. Ogni battello, diciamolo, va trattato con affetto. La barchetta è una lunga gondola da traghetto ultra cinquantenne, un po' mal ridotta, che per anni ha trasportato veneziani e turisti tra le due rive del Canal Grande, laddove mancano i ponti. L'hanno adottata i volontari del Caicio, che la stanno trasportando in cantiere. Per rimetterla in sesto hanno organizzato un crowdfunding, cioè una colletta diffusa per sostenere le spese del restauro. E riecco la barchetta completamente restaurata. Ok ragazzi, pronti? Pronti. Motore? Partito. La barchetta oggi è il set del videoclip della band Caravan Serai di Conegliano Veneto. Lo gira la piccola troupe di Indie Mood, associazione no profit di promozione musicale dei gruppi indipendenti italiani. La vecchia gondola torna come nuova a scivolare lenta lungo il canale di San Barnaba. A poppa voga Francesco con il suo remo appena rinnovato. I see in the darkness a human race in the heart. Little me sunshine. Sant'Erasmo è una delle maggiori isole della laguna.
sempre avuto una vocazione agricola, quindi era il frutteto, era la vigna della Serenissima. L'orto qui viene chiamato vigna proprio perché si usava cingere gli appezzamenti di terra con i filari di uva. Siamo qui a Sant'Erasmo, nella parte più a nord per quanto riguarda la produzione di carciofi in Europa, credo addirittura. Guarda questa. Davide e Samuele sono amici e anche soci. L'ho mangiata radice, completamente. Continuano ancora. Davide è laureato in progettazione culturale. Samuele è un carpentiere. Hanno lasciato la terraferma di Mestre per trasferirsi qui a Sant'Erasmo a coltivare ortaggi biologici nella loro piccola azienda agricola La Maravegia, ovvero La Meraviglia. Non ci aiuti mai però, eh? Hey Gwen, can you help us? In questi giorni con noi qui c'è Gwen, una ragazza di 19 anni londinese, studente di matematica, che però ha deciso di vivere un'esperienza qui di agricoltura in laguna, con la possibilità anche di poterla visitare e conoscere da molto vicino. Can you hear it? These are frogs. Yeah. Rebek, Rebek. Quando Davide e Samuele sono sbarcati per la prima volta in quest'isola, ormai di giovani agricoltori non ce n'erano quasi più. Gli orti di Sant'Erasmo, passati alla storia per aver sfamato i veneziani durante la Seconda Guerra Mondiale, erano per lo più incolti, in attesa di nuovi contadini. Forse anche per questo, Gastone e Dariella, appassionati agricoltori lagunari di lunga data, hanno accolto questi due ragazzi a braccia aperte. Li hanno aiutati a scegliere il terreno migliore, a seminare, a coltivare, come una volta, senza prodotti chimici. Quindi, dopo tutto quello che ci avete dato voi a noi, vi abbiamo provato una cosa per voi che potreste provare a replicare. Ok. Il cran. Il cran. E le radici di rafano. No, no. Amaroccia rusticana. Senti che profumato. Che c'è una differenza, no, 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 si come su queste robe, no, io dice, ma è tutto uguale, non è vero che sei tutto uguale, non è vero niente, quello che mi sono aperto, naturale, è tutto un altro. Ma 3 anni fa avevate ragione, perché quei carciofi che abbiamo messo giù, adesso le piante sono ancora bellissime, sono sanissime, tutti ci prendevano per matti quando siamo arrivati qua, tutti ci dicevano cosa avreste fatto voi, il biologico, si fa meno produzione, meno peso e più fatica. Uno chef, nostro amico, che era tutto contento del fatto che tagliando una delle nostre castravure davanti a un cliente ha trovato il bruco dentro. Sì. E ho detto, oh, scusami, no, dice, è la cosa perfetta perché vuol dire che veramente lavorate con metodi naturali. Ho fatto una figura, ci ha detto, tagliando il vostro carciofo ho trovato il verme. No, che figura, no, figura bene. Vedi, che sei qualche dubbio, capisce. E lì hai un, no, una sicurezza, una certezza. Eccoci a Venezia, in Rio della Senza, per raccontare la storia di Venice On Board, un'esperienza d'amicizia riuscita tra giovani coetanei cresciuti nel sestiere popolare di Cannaregio. Vite di ragazzi ottimisti alla rincorsa di un sogno, rimanere dove sono nati e trasformare la comune passione in lavoro. Abbiamo semplicemente unito le nostre rispettive passioni. Damiano carpentiere, Nicola invece vogatore, nonché velista, ed io, insomma, con la mia passione per la vela abbiamo deciso di diffondere queste nostre idee e creare un'associazione che per noi non è solo tale, ma è anche una maniera di vivere la città. Ci siamo, premo, via. Vede poco a vento, no, questi disegni? Sì. Sarà 8-9 neanche. Ci accontentiamo.
Durante l'inverno questi ragazzi riparano barche e costruiscono forcole alla veneta nel loro magazzino in riva al canale. Premi ben. Nella stagione più bella c'è la possibilità di imparare la voga tecnica per i canali con un remo solo, come quella dei gondolieri, per capirsi, oppure di conoscere la laguna, insomma, di visitare le isole. Tantissime sono non accessibili pubblicamente, quindi insomma uno può arrivarci solo con un proprio mezzo. Siamo a posto, via. Vai, cazza, cazza. Vai, vai, su, va, sì, tu vai, va su. Vai. Tu ci va bene? Sì. Vento permettendo, la vela al terzo issata sullo scafo di una topa come questa è l'ideale per navigare agevolmente in laguna attraverso 50 km di bassi fondali punteggiati da 34 isole in gran parte abbandonate. Ma guarda te, mi dice di fare una veleggiata e mi tocca vogar come tutti gli altri giorni. Ogni volta che veniamo a Pueglia, vai, manca sempre il vento. La toppa è una barca molto prestante, si muove anche con poco vento, ha una caratteristica bellissima di essere una barca che veniva utilizzata per la pesca nella zona del litorale di Pellestrina principalmente, ed è una barca che affronta anche le onde del mare, quindi è stata pensata eventualmente per uscire anche dalle buche di porto. Finito il restauro, gli abbiamo messo la vela ed è proprio magnifica. Sì. Adesso che è armata a puntino è tornata allo splendore di un tempo. Una toppetta tipica veneziana. Il vento ha finalmente deciso di soffiare e gonfiare la vela. L'equipaggio ne approfitta per fare rotta verso sud, in direzione Poveglia, una delle isole più grandi della laguna. Costruita da un console romano e abbandonata da quasi mezzo secolo, ha ospitato la servitù di un doge, generazioni di pescatori, medici e pazienti. Perfino alcuni profughi del conflitto del Vietnam, tratti in salvo dalla nostra marina militare. Ora, un nutrito gruppo di lungimiranti veneziani sta cercando tenacemente di recuperare l'isola trasformandola in un grande parco pubblico, dove coltivare orti comuni e organizzare nuovi progetti di educazione ambientale. Venis on board! Tra i cittadini più attivi c'è Michele, che ha salvato un vecchio motopeschereccio dalla demolizione per ancorarlo proprio di fronte a Poveglia, quasi una sentinella a garanzia del futuro sostenibile dell'isola. Sembra che l'isola venga concessa finalmente all'associazione Tutti per Poveglia. Diciamo che l'isola quantomeno sarà custodita e non abbandonata a se stessa. Michele, ci racconti un po' la storia di questa barca? Il Marinaretto nasce come peschereccio, nasce nel 54 e in un secondo tempo diventa però nave scuola, appunto della Giorgio Cini. E questa scuola è stata una delle più prestigiose scuole di marineria che ha avuto l'Italia e questa è una testimonianza che potrebbe ancora far parlare di sé, soprattutto far vedere alle nuove generazioni come si andava per mare. Se torniamo alla foto di partenza e mettiamo bene a fuoco ogni particolare di Venezia e della sua laguna, scopriamo ragazze e ragazzi, uomini e donne, perfino bambini, che condividono un progetto ideale, quasi un sogno. Quello di una comunità che si rimbocca le maniche e procede lenta ma costante tra l'acqua e la terra, l'impegno e la tradizione. Dritta verso un futuro veramente sostenibile, raccolta intorno alla contagiosa passione per le radici di questa inimitabile città anfibia, unica al mondo.